Eccoci tornati, appuntamento numero 3 del podcast della Savino del Bene, Double Face. Torna ovviamente Veronica Angeloni, mia compagnia, ma quest'oggi abbiamo un ospite davvero speciale, perché dopo Martina Armini e Bintu Diop, per questo terzo episodio abbiamo il coach, il tecnico della Savino del Bene Volley, ovvero Massimo Barborini. Massimo, per me e per noi è un onore averti qua, perché ovviamente la tua storia, la tua carriera parla da sola. Io ho avuto l'onore di averti anche come allenatore e quindi grazie di essere qua con noi e benvenuto nel nostro Double Face. Ciao Veronica, ciao Fabio e buongiorno a tutti. Allora Massimo, oggi io non vedo l'ora di farti domande. Allora, a parte appunto grazie per essere qua. Sì. Ma insomma, non so se partire dalla Ascolta, carriera. Posso fare una piccola intromissione? Partiamo dalla sigla. C'hai ragione, la nostra mitica sigla. Sigla. Eccoci rientrati, sono dovuto entrare a gamba tesa come si fa nel calcio per fermarti, ma adesso possiamo senza dubbio entrare nella discussione con Massimo Barborini. Massimo, ti faccio notare che oggi vado sul triciclo io, perché abbiamo avuto rispetto del tuo ruolo. Grazie. Allora, io direi una cosa, perché tutti lo conoscono, ma siccome abbiamo anche degli ascoltatori e ci fa piacere, ho saputo, da altri sport, vorrei far sapere e provare brevemente a leggere la carriera di Massimo Barborini. Palmarès, campionato europeo, oro Lussemburgo Belgio 2007, oro Polonia 2009, World Grand Prix. Bronzo Grand Prix 2006, bronzo Nimbo 2007, bronzo Japan 2008, bronzo Nimbo 2010, Coppa del Mondo, oro Giappone 2007, oro Giappone 2011, Gran Champions Cup, oro Giappone 2009. E questo con la nazionale. Few moments later. Cioè, penso che in Italia tu sia da Guinness dei primati. Ma sì, è una bella, diciamo che è una bella carriera fino ad ora, e sono tanti bei successi. Ho avuto la fortuna sempre di lavorare in club e con giocatrici di altissimo livello che mi hanno permesso di ottenere questi successi, e spero di continuare a lungo, avere questa fortuna di poter lavorare a questi livelli, perché noi allenatori sì siamo importanti, però dal nulla non si inventa nulla. Penso che da una parte l'organizzazione societaria, ancora di più da una parte il valore delle giocatrici, sia quello che ti aiuta, che ti permette di provare a vincere. Poi, lavorando tutti e tre insieme bene, arrivano tanti bei risultati, con un pizzico di fortuna che non guasta mai. E ti dico, un pochino la cosa di cui vado abbastanza orgoglioso personalmente è di aver ottenuto con diverse squadre. Ecco, quello secondo me è una cosa bella, una cosa che mi piace ogni tanto pensarci, quando magari le cose non vanno benissimo, e quindi spero di poter continuare ad avere queste soddisfazioni e dare queste soddisfazioni anche alla gente con cui lavoro, alle giocatrici che lavorano con me e ai tifosi che seguono le squadre che alleno. Assolutamente. Tra l'altro, era una lettura infinita quella del palmarès, per ovviamente i tuoi meriti, Massimo, ci siamo dovuti dilungare su questo aspetto. Hai fatto però un'osservazione che non mi è sfuggita sul campionato, hai detto qua c'è stata una pausa lunga, ho sbagliato? Sì, beh, la pausa lunga è stata anche forzata, perché in pratica io tra nazionale e in Turchia, esatto, ho 10 anni, 11 anni non ho partecipato al campionato italiano, quindi c'è un po' il rammarico, ecco, di due finali giocate al mio ritorno con Novara contro Conegliano, dove abbiamo perso tutte e due le volte. Però ripeto, io mi sento ancora abbastanza giovane come allenatore, per cui spero, l'altro anno siamo arrivati veramente a due punti, a un passo da conquistare un'altra finale con Scandicci, è ovvio che quest'anno l'obiettivo è quello di cercare di migliorarsi. Per migliorarsi bisogna appunto fare quel passettino in più che non abbiamo fatto l'altro anno. Secondo me sarà ancora più difficile, perché quest'anno il nostro campionato è cresciuto tantissimo di livello, sia a, diciamo, tra le top che tra le squadre di medio livello, e non ci sono squadre di basso livello, per cui sarà difficile, però come tutte le sfide, più sono difficili più bello è. Assolutamente. Ne approfitto per ricordare l'andamento di questo weekend: Bergamo
Cuneo 2-3, Savino del Bene Scandicci, appunto, Casalmaggiore, poi dopo ne parleremo nel dettaglio, 3-1, Megabox Vallefoglia contro Pinerolo perde 0-3. Questo è il risultato, ma il risultato sorpreso. Esatto, Trentino Bisonte 1-3, Bussarzizio Novara 0-3. E poi ovviamente hanno riposato Milano contro Chieri, appunto, e poi Conegliano contro Roma. Non hanno disputato la quarta giornata, almeno per il momento, la recupereranno poi, perché ricordiamo il 28 di ottobre al Modigliani Forum di Livorno si è disputata la Supercoppa Italiana. Con Conegliano che ha vinto, si dovrebbe partire da quello che è già successo e poi proiettarsi verso il futuro, però visto che stiamo parlando di Conegliano, a me una curiosità viene, Massimo. Nella tua carriera, nella tua professione, hai mai visto una squadra che esercita un dominio di questo tipo sui campionati, sulle competizioni che affronta? Perché obiettivamente noi spesso usiamo il termine cannibali, qua si stanno mangiando ormai da stagioni le Pantere Venete e tutto quello che viene apparecchiato a livello di volley italiano e continentale. Sì, 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 no, sicuramente sono una squadra che ha vinto tantissimo, sta lavorando benissimo. E la forza loro, oltre al valore, è quella di riuscire, penso, ogni anno a cambiare poco, perché quando tu cambi poco, rimani ovviamente con giocatrici di altissimo livello, quando parti l'anno successivo è sempre un grosso vantaggio, e quest'anno secondo me loro stanno già facendo pesare questo vantaggio contro squadre come Scandicci, contro squadre come Milano che hanno cambiato 3-4 sesti del sestetto. Loro si trovano con la squadra uguale all'altro anno, sempre ad altissimo livello. Per cui, per quello io dico che loro, secondo me, rimangono i favoriti per la vittoria del campionato, sia per il valore loro, sia perché hanno vinto loro le ultime edizioni, per cui loro hanno l'onere e l'onore di essere favoriti, sia perché appunto hanno cambiato nulla o pochissimo, e quindi per questa ragione penso che partano con un gradino più sopra. Perché sono la squadra più forte, non ti dico di sempre, ma almeno degli anni 2000, per dirti? Degli anni 2000? Cioè dal 2000 ad oggi? Come valore assoluto rispetto alle altre, sì. Poi secondo me dal 2000 in poi si sono viste, prima negli anni primi 2000, si sono viste squadre anche di, non so se più forti, però comunque sicuramente di un livello altissimo. Mi viene in mente Perugia, Bergamo, 2005, 2006, 2004. Secondo me quelle erano squadre di livello altissimo. Poi è ovvio, generazioni diverse, tempi diversi, è difficile. Però Conegliano, secondo me, va dato tanto di cappello per come riescono a organizzare, per come riescono a programmare, e per questo sono bravi e vincono. Bene, sì, in effetti. E tra l'altro, una squadra fortissima che incontreremo il primo novembre. Il primo novembre, quindi insomma una sfida che vediamo vicina. Ma prima di parlare della prossima, vorrei farti una domanda: sì, fare un passo indietro sulla partita di domenica, che è stata insomma vinta da noi, perché io sento sempre parte Savino del Bene Volley contro Casalmaggiore. Cosa vuoi dirci di questa partita? Un'analisi della partita, ecco. Ma l'analisi è che è stata una partita abbastanza complicata. Come ho detto, quest'anno penso che non ci siano partite facili. E abbiamo giocato un buonissimo primo set, abbiamo giocato un buonissimo terzo set, secondo e quarto così così. Secondo me nel secondo abbiamo calato un pochino, non so se la tensione o la tensione, insomma abbiamo calato un po', abbiamo sbagliato troppo, giocavamo con una squadra che ha buonissime giocatrici, buone giocatrici di pallavolo, per cui ci sta. Questo è un gioco dove ti scappano via 2 o 3 punti, dopo non è sempre detto che riesci a recuperare, però ecco, deve suonarci un pochino, questo un po' campanello d'allarme, nel senso che queste sono partite che a me piace dire alle ragazze, bisogna cercare sempre di averle in mano se possibile, ovviamente se cali un attimino perché pensi che tanto dopo la riprendi, noi ancora almeno adesso non abbiamo questa proprietà, questa capacità, anche perché si sta cercando un pochino all'inizio, no, di far entrare un po' nel ritmo un po' tutte le giocatrici. La nostra è una rosa molto 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 vasta, per cui bisogna cercare di tenere un po' in palla un po' tutte le giocatrici, per cui può capitare appunto che certi meccanismi, certe cose che già normalmente non sono ben oliati, perché siamo messi lì, giochiamo, iniziamo a giocare da un mese insieme, facendo ciò in certi momenti ovviamente viene ancora a mancare ancora di più questo, quindi perdi un punto di qua, un punto di là, per cui bisogna essere bravi dal punto di vista individuale a non regalare questi punti. Però sicuramente in queste prime partite si cercherà di proseguire su questa linea, ok, di cercare di giocare, tenere un po' così in tiro, tenere in palla
il più possibile i giocatrici, poi andando avanti col tempo io sono sempre stato un fautore molto più o meno di un gruppo omogeneo, ma non solo io, tutte le squadre che vincono, già parlavamo ad esempio di Conegliano, se non c'è necessità tutte le squadre che vincono cambiano poco, però adesso cerchiamo, proprio perché è ovvio, bisogna cercare di fare questo facendo punti. L'altro anno l'abbiamo fatto, l'altro anno abbiamo perso poche partite, forse una sola partita abbiamo perso contro squadre di non altissimo livello. E in tutti gli sport, da quello che vedo, è così, la differenza lo fa quello, uno scontro diretto puoi perdere 3-2, magari ne vinci uno da 3, ne perdi uno da 3, ma il non perdere punti con le squadre dal sesto, settimo, ottavo posto in giù, è quello che alla fine fa la differenza nella classifica. Due anni fa non lo facevamo bene, l'altro anno l'abbiamo fatto molto bene, cerchiamo di partire da lì e per poi crescere e preparare, secondo me, quest'anno. Dobbiamo noi lavorare molto anche come formazione, come cose, come programmazione, molto in funzione della Champions League, perché quest'anno Scandicci dopo diversi anni torna alla Champions League, ci torna con una squadra che sicuramente vale le prime squadre, le prime 4, 5, 6, 7 squadre, che alla fine le tre turche e le tre italiane, ecco, sono le squadre, però noi ci siamo nel novero di quelle squadre, per cui dobbiamo e pensare a fare bene, a qualificarci bene, che non è scontato, dobbiamo farlo bene, e quindi diciamo la mia attenzione è molto rivolta a quello, ovviamente sapendo che anche in campionato possiamo e dobbiamo fare bene. Abbiamo ruotato tanto, abbiamo ruotato 4 atlete su 7 anche rispetto alla partita di Milano nella sfida con Casalmaggiore, sottolineava appunto il fatto che vuoi tenere pronte, cariche tutte le ragazze. Un cambio è stato forzato, ovviamente quello inerente al libero, con Martina Armini che ha giocato al posto di Enrica. Martina che si era fatta male alla mano, si era fratturata la mano ad inizio settembre e si è fatta subito trovare pronta. Quindi un commento sulla sua prestazione, visto che era proprio all'esordio, ma gli è stato venuto del bene. Ma sì, prima di tutto va un pensiero a Enrica, ha fatto un grosso in bocca al lupo, perché anche quest'anno è stata veramente sfortunata, stava lavorando molto bene senza nessun problema, e un altro infortunio piuttosto grave ce la toglierà per parecchio tempo. E Martina ha fatto bene, non è facile esordire in una squadra come Scandicci, perché sono magliette che già di per sé pesano, e in più se lo fai dopo in pratica due allenamenti dopo due mesi di stop, per cui penso che abbia fatto bene. Adesso mercoledì dovrà fare meglio, però sicuramente è stato un ottimo esordio quello suo, anche perché, ripeto, sono situazioni che non sono facili da gestire, e l'allenamento è importante, soprattutto in un ruolo come quello del libero, dove l'intesa con le altre giocatrici è fondamentale, però lei, diciamo, se l'è cavata molto bene. Assolutamente, infatti sono contenta anche per Marti, che era venuta insomma alla prima puntata con noi, perché è una ragazza giovane con tanta voglia di migliorare, però ovviamente la tensione è sempre alta, soprattutto come dici tu Massimo, non è più facile giocare con squadre diciamo un pochino meno strutturate, giocare con una squadra forte per la prima volta ti dà tanta responsabilità. Pensando al prossimo scontro fondamentale, che è contro Conegliano, Massimo, immagino stiate già lavorando perché quando si gioca domenica mercoledì c'è poco tempo e necessità insomma di trovare la tattica giusta, la preparazione giusta. Oggi allenamento e insomma dici qualcosina che ti può sbilanciare un po' sulla partita. No, ma c'è poco da sbilanciarsi, perché alla fine queste sono le partite più facili da preparare, nel senso che gli stimoli sono grandissimi, per cui non deve neanche parlare l'allenatore di queste cose. E diventano anche abbastanza facili da preparare dal punto di vista tattico, nel senso che quando giochi contro squadre tanto forte, io ho sempre avuto l'idea che è inutile stare a pensare a fare chissà che cosa, a fare tantissime cose contro di queste, devi farne uno o due per ogni giocatore, uno o due per ogni situazione di gioco, e fare benissimo il tuo, senza pensare mai che devi fare chissà che cosa di straordinario, inventarti delle cose particolari, perché già ci sono le difficoltà che ti mette l'avversario. In più, ripeto, viene una partita che viene in un periodo in cui giochiamo con una squadra completamente rodata, tantissimo, con tantissima esperienza, con tantissima consapevolezza nei propri mezzi, si è visto anche nell'ultima partita con la Supercoppa. Queste sono squadre che sanno che quando arrivano 23, 22, 22, 23, 23, loro vincono.
loro vincono. Per cui noi dobbiamo pensare bene a fare il nostro, fare sicuramente meglio dell'altro giorno, fare un passettino magari in più rispetto a quello che abbiamo fatto con Milano, e poi vedere cosa succede. Benissimo Massimo, come sempre indicazioni precise e dettagliate, cosa che io già sapevo perché appunto ho avuto l'onore di essere allenatore a Massimo, però è giusto che anche a casa sappiano da dove arrivano le vittorie e come si preparano, e anche con la chiarezza si capisce da casa che insomma le vittorie arrivano da una costruzione importante. Assolutamente. E dopo aver parlato di Casalmaggiore e di Conegliano, appunto prossima sfida, l'invito è per tutti quello di venire a Palazzo Vanni, ore 20:30, il via ufficiale della partita. So che sta andando particolarmente bene la prevendita dei biglietti. Io ho un po' di curiosità perché ovviamente abbiamo un personaggio dello sport con questo palmarès incredibile, e mi piacerebbe fare delle domande anche non proprio legate all'attualità. Una che mi veniva prima mentre parlavamo di Martina, che era l'esordio in maglia Savino del Bene. Tu te lo ricordi il tuo esordio in Serie 1, Massimo? La tua prima panchina di Serie 1? Da primo allenatore o da secondo? Da primo allenatore. Da primo allenatore, sì, è stata Agrigento in A2. E era una situazione abbastanza particolare perché ero giovanissimo, avevo paura a dire. Avevo 25 anni, è stato nel 89, quindi 25 anni avevo appena fatti. E la cosa particolare è che due terzi della squadra erano giocatori più grandi di me. E ho avuto l'onore di allenare Zaizev, il papà di Zaizev, uno dei più grandi alzatori della storia di pallavolo. Per cui sì, no, mi ricordo bene, sono bei ricordi, come bellissimi ricordi sono anche quelli dei miei esordi, che io ero veramente un ragazzino, da secondo allenatore di Ulio, Velasco, Modena, poi la mia città, poi quattro vittorie, quattro scudetti, era rinata un po' l'epopea della Panini Modena in quegli anni lì. No, me lo ricordo bene, anche se sono passati tanti anni, un po' la memoria, come si dice, la memoria magari a breve si perde di più, quella a breve a lunga invece rimane. A lungo termine rimane. Però sì, no, lì fu Agrigento, fu un bell'anno perché fummo promossi dalla 2 alla 1 e fu richiamato in A1 a Modena come primo allenatore dopo un po' l'esodo di tutti i campioni, Bernardi, Lucchetta, Cantagalli, verso le grandi squadre. Era il 90-91 quando appunto ci fu il boom della pallavolo dopo l'Europeo e il Mondiale vinto dalla Nazionale italiana, ci fu il boom e fui richiamato come primo allenatore e feci 2 anni a Modena. No, bellissimi ricordi. Beh Massimo, io ho un'altra domanda sempre per quanto riguarda le emozioni diciamo della prima volta, e siccome penso a quello che ho passato io a livello emotivo quando mi arrivò la convocazione nazionale, voglio farti anche la domanda di quando ti chiesero di fare l'allenatore della nazionale, qual è stata, cioè, cosa hanno allenatore, cosa gli arriva in testa, cosa gli ripassa per la testa? Ma a me è stato particolare perché in pratica mi è successo due volte, nel senso che nel 2006 fui chiamato all'ultimo momento per quei fatti che erano successi, e così fu una cosa molto, molto improvvisa e inaspettata, prima di tutto perché non si pensava che cambiasse l'allenatore, primo. In secondo luogo era già iniziata quasi la stagione con i club, per cui non ci fu neanche tempo di pensarlo. Pronti via, andammo a giocare la qualificazione, perché una volta si giocavano anche le qualificazioni al Grand Prix, e pronti via perdemmo subito la prima partita, quindi fu tutto. però dopo fortunatamente ci qualificammo, quindi senza grossi problemi. Poi la seconda volta, ecco, diciamo, è stata dopo un anno una cosa un po' più consapevole, perché mi veniva, ok, dopo questo episodio che era una cosa così temporanea, mi veniva affidata per 2-4 anni la nazionale, quindi l'emozione sicuramente era più grande, anche il vantaggio di conoscere un pochino già quello che mi aspettava, quello che avrei dovuto fare, quello che magari non avrei dovuto fare, per cui, ma sicuro, io dico sempre, secondo me allenare la nazionale italiana è, non dico che è un dovere, perché poi può darsi che possa sembrare una parola un po' grossa, però sicuramente è un onore grandissimo, e perché poi noi facciamo parte di un movimento, di una federazione tra le più grandi, tra le più organizzate al mondo, abbiamo un movimento a livello di società, a livello di tifosi, a livello di media, veramente eccezionale, per cui essere lì a rappresentare, a dover cercare di far sì che questo movimento abbia successo a livello europeo, a livello mondiale, è un onere molto pesante, però l'onore è non è altrettanto, è molto più grande. Assolutamente, assolutamente.
Allora, siamo in chiusura. Io chiedo a Massimo se ti possiamo rubare altri 2 minuti anche per 10, per due domande. Quando si sta bene, quando si sta bene. Esatto, poi Massimo compagnia. Ci sarà una domanda di rito che esula da insomma gli impegni Vai. Sportivi. Stiamo facendo una sfida. Cioè, Double Face nasce perché noi siamo persone molto diverse. Lui team gatto, io qua so che vabbè. Alla fine faremo una statistica delle vittorie. Sei, lo devo dire, team cane, gatto o team cane? Cane. Bravo Massimo, lo sapevo. Perché... era facile. Era esatto, facile, esatto. Era diciamo ho tirato l'acqua al mio mulino del mio team. Parlaci un secondo del, io lo so, insomma, dell'amore per il tuo cagnolone. No, mi mette in difficoltà che mia moglie mi prende in giro, che ormai parlo solo del cane. No, è una bella scoperta, no, mi viene da sorridere perché è una bella scoperta. Io ho quasi 60 anni per la prima volta ho un cane e è bello, bellissimo, è una cosa bella, interessante, divertente. Si sanno tutti i pregi che hanno gli animali domestici, possono essere cani, gatti, così. Anch'io con mia moglie ho questo diverbio, lei è più per il gatto, anche se ormai si è innamorata del cane. Però sì, no, è una cosa bella e magari averlo saputo prima l'avrei preso prima, però no, è una grandissima soddisfazione, una grandissima compagnia e appunto sto cercando il meno possibile di parlare, di far vedere le foto, perché sennò veramente sembra che mi sono, dico rimbecillito per non dire un'altra parola. Ma ti capisco, succede anche a me, comunque quindi salutiamo Tequila. Sì, la cagnolona. Una volta salutare le figlie, va bene. Senti, ti riporto un po' sullo sport perché prima ci hai parlato di Julio Velasco che è stato, non so, se un maestro, comunque un punto di riferimento nella tua formazione. Ti chiedo se hai anche uno sportivo che non sia Julio e quindi non sia uno con cui hai lavorato direttamente a contatto, a cui hai sempre, comunque che hai sempre ammirato, a cui hai provato magari a rubare anche qualche consiglio, qualche pratica. Ma guarda, come allenatori, ecco, perché alla fine uno guarda l'allenatore, certo. Soprattutto a me piace molto Ancelotti. Ah, ecco, ok. Ma non solo per i risultati, per come saporsi, per anche l'umiltà, anche i risultati, il saper vincere in tante piazze, il saper sempre essere così. Pacato nei momenti quando sì e quando no, però ecco, lui piace molto, mi piace, è un allenatore che mi piace, un allenatore che sono sempre contento quando ottiene risultati, quando vince. L'altro giorno ho visto una bellissima partita con Real Madrid contro Barcellona. Lui è un allenatore, eccoci, che mi piace, ripeto, non solo per i risultati, ma per tutto. Sai, ha scritto, probabilmente lo sai, un libro sulla sua carriera che si chiama Preferisco la Coppa, dove c'è la Coppa, però quella è da mangiare. Tu preferisci la Coppa? La Coppa, no, preferisci da mangiare, purtroppo sì, ma mi piacerebbe molto quella da giocare, ecco, quella che quindi, si gioca. Tra campionato e Coppa? Campionato e Coppa non è difficile fare questi paragoni, però assolutamente la Coppa. Secondo me è una Coppa come la Champions League, è una Coppa che per una squadra, per un giocatore, è una cosa eccezionale. Sono tutte e due manifestazioni difficilissime da vincere. In campionato premi una continuità, la Coppa premi magari degli episodi, le prestazioni istantanee. Io dico sempre bisogna fare, per vincere una Champions League bisogna fare almeno 2 miracoli nel corso della Champions, che può essere in qualificazione, nella finale o in un quarto di finale che sei già eliminato, però alla fine tiri fuori il colpo di coda, dal colpo di coda lo fai, però la Champions è bellissima, penso che sarà bellissima anche per il pubblico, per Firenze, i tifosi che quest'anno stanno già, negli anni passati, ma stanno iniziando a seguirci di più. E vedere squadre internazionali, abbiamo un girone con una delle più forti squadre al mondo, io ho avuto anche la fortuna di allenarla, che è Exa Cibagi, e altre 2 buone squadre, per cui già da lì inizieremo, secondo me, anche per il pubblico, veramente verrà nobilitata anche quella che è il nostro campionato dal potere, dal dover affrontare squadre di livello appunto mondiale, non europeo. Benissimo, Massimo, io starei a chiacchierare tutto il pomeriggio perché ho sempre 1000 domande da farti, però insomma il tempo non te lo rubiamo perché devi correre all'allenamento, ovviamente è importantissimo, studiare, le ragazze ti attendono. Fabio,
Allora, termina qua il terzo appuntamento di Double Face. È stato un appuntamento che ci ha fatto particolarmente piacere condividere con la presenza di Massimo Barbolini, a cui facciamo il migliore degli auguri per questa stagione. E ovviamente poi ci rivediamo all'allenamento. In bocca al lupo, e Double Face è qua. Ciao! Ciao!